Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, ok? A partire dal momento in cui stai guardando la lettura o per la settimana che va dal 20 al 27 febbraio 2023. Utilizzeremo tre mazzi di carte. E suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo con amore, durante la preghiera che andremo a fare di protezione, di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, guida ed assistenza per scegliere il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù e l'intera coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza dell'Arcangelo Michele. È fatto, è fatto, è fatto, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Allora, per iniziare utilizzeremo le carte degli unicorni e sceglieremo la prima carta per il gruppo A. Gruppo A, pazienza. Gruppo B, possibilità. Gruppo C, intenzione. Si prospetta una lettura interessante. Vediamo le carte delle fate. Oggi ho scelto proprio le carte degli esseri della natura. Saggezza per il gruppo A. Gruppo B. Aspetta l'inverno. Beh, siamo già in inverno, però forse dobbiamo aspettare ancora un po'. Quindi è questa la stagione giusta. Sono uscite due carte, spera in maniera saggia e tempo prezioso. Bene, bene, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire le carte, molto interessante. Ora vediamo i sussurri della natura, che messaggi hanno per noi e per il nostro massimo bene. Vediamo un po', opla, gruppo A. Sii gentile con te stesso o con te stessa. Vediamo un po', no, non vuole uscire. Eccola qui, gruppo B. Infinite benedizioni. Gruppo C. Celebra le differenze. Ok, iniziamo. È interessante questa lettura. Ok, vediamo un po'. Gruppo A. Iniziamo con pazienza, cioè gli angeli, gli unicorni, l'arcangelo Michele ti sta dicendo: stai calmo, stai calma, stai tranquilla, bisogna avere pazienza per ottenere risultati. Hai lavorato tanto, diciamo che ti stai impegnando, però ci sono delle tempistiche divine, quindi lascia che sia, lascia che accada. Quando tutto è sincronico e perfetto, arriverà nel momento giusto, va bene? Ok,
Quindi continua ad agire nella direzione dei tuoi obiettivi e presto ci sarà la manifestazione dei tuoi sogni. Sei troppo severo, sei troppo severa con te stessa. Sii più gentile, sii più amorevole. Hai lavorato tanto, ti stai impegnando tanto nella vita. Quindi datti una pacca sulla spalla e insomma, devi volerti bene, amati, manda amore al tuo corpo, alle tue cellule, alla tua persona, goditi un pochino di più la vita, magari vai a fare delle passeggiate, non stare troppo, diciamo, concentrato solo sul lavoro, solo sugli obiettivi. Dai, apri una finestra anche a un hobby, ad esempio, potresti praticare uno sport, ripeto, potresti andare a fare delle passeggiate, hai bisogno un po' di staccare dalla solita routine. Diciamo che è necessario prendere delle decisioni di saggezza, di seguire la saggezza che è dentro di te, non seguire la via più semplice, più facile o più corta. Cerca di ascoltare il cuore, cerca di ascoltare quella voce saggia che è dentro di te, perché per prendere delle decisioni importanti è fondamentale che queste decisioni siano prese da una sorgente di saggezza che è innata in te, che ti sta parlando, che ti sta guidando nella direzione giusta. Va bene? Questa carta sta a significare anche che la tua saggezza ti guiderà nella direzione giusta. Ok, passiamo al gruppo B. Infinite possibilità. Ci si stanno aprendo nuove opportunità, nuove possibilità. È venuto anche il momento di elevare i tuoi standard, di puntare più in alto nella vita, va bene? In quanto hai tutte le caratteristiche per realizzare il tuo obiettivo, per manifestare quello che desideri, anche molto di più. Quindi l'inverno è la stagione giusta per agire, per creare questo progetto, per manifestarlo. Quindi continua ad andare avanti, continua a lavorarci, perché veramente ci sono infinite benedizioni, infinite possibilità e infinite benedizioni per te. Quindi assolutamente è l'energia giusta, sei nel momento giusto, cavalca l'onda, perché ti porterà a realizzare grandi progetti. Bene, passiamo al gruppo C. È importante purificare le tue intenzioni, parole ed azioni, va bene? Focalizzati su quello che vuoi veramente, perché praticamente non bisogna essere caotici energeticamente se vuoi realizzare un determinato obiettivo o progetto, va bene? Quindi cerca anche di allineare le tue intenzioni, parole ed azioni nella direzione dei tuoi sogni, ma cerca anche di desiderare in maniera saggia, in maniera luminosa, mantieni l'integrità, va bene, perché i tuoi sogni e i tuoi desideri si avvereranno nel momento giusto, questo è sicuro. Spendi il tempo nel fare cose creative, non buttare il tuo tempo magari a guardare ore e ore la TV o a perdere tempo con le persone sbagliate. Il tempo è prezioso, investi il tuo tempo in azioni giuste, ok? Potrebbe essere anche un'azione giusta quella di meditare, di staccare un po' dal caos, dalla solita routine, va bene? Cerca anche di un attimino, come dire, celebrare le differenze, nel senso che se ci sono delle persone intorno a te che sono diverse da te, essere diverso non vuol dire essere sbagliato, ok? Magari si hanno idee diverse, progetti diversi, rispetta le idee altrui, rispetta la diversità, rispetta qualcosa che magari non ti appartiene. Propriamente, non è una cosa che ti riguarda personalmente, però essere diversi porta anche a essere più creativi, ad avere nuove idee, ad allargare gli orizzonti, rimani aperto
tutte le possibilità. Bene, anime infinite per questa settimana. La nostra lettura è finita. Volevo ringraziarvi per i messaggi bellissimi che mi scrivete. Scrivete qui nei vostri commenti, se le letture vi stanno dando beneficio, vi stanno guidando, vi stanno Volevo aiutando. Ricordarvi ricordarvi. che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele. Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e facilito il logos healing, che è una modalità che si avvale del potere della parola molto potente per eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze limitanti, per riprogrammare l'inconscio. È un lavoro straordinario. Se avete bisogno di sbloccare delle situazioni, questo potrebbe essere il lavoro più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Ripartono le candidature per il nuovo percorso di coaching di 9 settimane per il mese di marzo, quindi massimo 10 posti. Se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi. Io vi saluto, vi auguro una settimana meravigliosa, tante benedizioni e a presto. Un bacione a tutti, ciao ciao.